5 persone positive è venuto qua. È così il sindaco. Così qua, non hai paura. Se noi abbiamo preso il virus qua, è colpa degli amministratori. Se noi abbiamo preso il virus qua, è colpa degli amministratori. 11 del mattino, via Pisa, i residenti della Tower House rincorrono il sindaco Mario Conte, che se ne va dopo aver assistito alla protesta. La notizia della presenza nell'appartamento dell'associazione Hilal di 5 nuovi migranti, i primi negativizzati al Covid-19 trasferiti dall'ex Serena, è una miccia che accende gli animi e fa scendere in strada la gente. Tutti danno per certo che i richiedenti asilo qui da martedì arrivino dalla caserma. L'amministratore Alessandro Zuin lo dice esplicitamente. Sono ospite dell'ex Serena perché ce l'ha confermato il responsabile della struttura. Io ho parlato con il responsabile della struttura. Con il presidente di Hilal? Sì. Ma la prefettura smentisce e precisa nel pomeriggio che proprio per evitare situazioni di questo genere i 5 della Serena sono altrove, in una struttura più defilata. Ma la mattinata è all'insegna della rabbia. Sotto gli occhi di Digos e polizia locale si radunano una quarantina di persone e ascoltano l'amministratore Zuin e il consigliere comunale Davide Acampora, che ha indetto il sit-in. Noi non ci tranquillizza il fatto che i tamponi siano negativi. Non ci tranquillizza, ok? Che mettano queste persone in delle strutture governative, non che le sparpaglino per la città. Cosa, adesso, man mano che fanno i tamponi e che vengono fuori negativi, cosa fanno? Li mettono a San Zeno, li mettono in via Pisa, li mettono a Sant'Antonino, dove trovano queste piccole realtà? Non è possibile. Il grattacielo non è nuovo all'ospitalità dei richiedenti asilo, sia nei locali di Hilal che in quelli che in passato avevano affittato altre cooperative. Ogni pianerottola ha l'accesso di 5 appartamenti. Quindi per noi il Covid è un grosso problema e l'abbiamo tenuto sempre monitorato sotto il profilo della sicurezza e dell'igiene. E adesso questa situazione qua ci sta mettendo in difficoltà. Ripeto, il Tower House non è il posto più indicato per poter avere la certezza di un non contagio. Un contaggio qui dentro sarebbe deleterio per noi. Arriva il sindaco Conte ed è perentorio. I negativizzati devono restare dove sono. L'emergenza sanitaria ha la priorità sull'altra richiesta avanzata in queste ore, quella di chiudere definitivamente l'ex caserma. Tutto questo semplicemente perché all'interno della caserma Serena non c'è la volontà di dividere positivi da negativi. Gli spazi ci sono, manca la volontà. I positivi e i negativi possono tranquillamente dividersi in immobili diversi, proprio per come è costruita la caserma Serena. Ci sono palazzine ben distinte e quindi lo spazio e la volontà ci sarebbe.